Buonasera ragazzi, siamo qui al Trifiletti. Primo turno dell'artistico oggi è andato. C'è sempre tipo tutte le emozioni che si concentrano in tutto il corpo. E adesso c'è il secondo turno di industriale. Di artistico e non so che altra scuola c'è in mezzo. E siamo qui, va. Allora, ragazzi, oggi c'è venuto, cioè, oggi abbiamo lo spettacolo e questi sono gli spettatori. E ci andiamo a casa a mangiare la pasta e fagioli. Ciao. Ora il discorso è che questo per noi deve diventare un lavoro e il nostro obiettivo è farlo diventare un lavoro qui. Quindi questo è il primo. Ne vogliamo fare altri. Dalla scuola l'unica prospettiva che abbiamo è lavorare nelle industrie, e se noi non vogliamo lavorare nelle industrie o quello o niente, quindi noi vogliamo dare un'alternativa e l'alternativa è il cinema. Quindi speriamo che vi piace questa cosa qui e che apprezziate il nostro lavoro. Grazie a tutti per essere venuti e buona visione. Si vede fuori, si vede tutto bruciato. Non è vero, tutto buono. Quindi si occuperanno, diciamo, la parte laboratoriale, la parte pratica. E loro il percorso si divide in due fasi, una teorica e una pratica. Quella teorica sono delle nozioni. Carmelo Cambria, Federico Mario. Perfetto, grazie. Progetto Lucia Sud, Carmelo Cambria, Federico Mario, il manager che da anni si stanno proponendo qui nel territorio. E allora, una sfida importante. Vogliamo che anche il sud abbia le proprie possibilità di creare questo, e quindi diciamo un domani sia una realtà alternativa alle industrie, quindi proprio fare un'industria cinematografica. Si aggancia subito a quello che ha detto adesso Suranga. Tutti noi abbiamo avuto nel corso della nostra vita degli imprinting, quindi appunto delle cose che ci hanno segnato. Queste cose qui ovviamente le abbiamo accumulate negli anni dentro di noi, diciamo sono quelle che poi formano il nostro personaggio, perché tutti noi siamo un personaggio, non pensate che siete puri come quando siete nati, tutti noi siamo influenzati da tutto quello che abbiamo vissuto. E ovviamente quello che abbiamo vissuto ce lo portiamo ogni giorno e lo esprimiamo davanti alle persone. La cosa che mi interessa è che voi in questi giorni vi sganciate da tutto ciò che per voi è il cinema. Un po' di tempo in campo video e ultimamente ci siamo buttati sul cinema. Abbiamo fatto un lungometraggio Malamuri, non so se l'avete sentito nominare, che adesso il giorno 28 novembre sarà in tutti gli UCI Cinemas della Sicilia. Voi dovete, innanzitutto dobbiamo partire dal concetto di video, quindi già facendo finta che il nostro strumento appunto sia il telefono, voi, diciamo, io sono sicuro che se io adesso vi dico fate un video, molti di voi sbagliano, proprio distinto. Voi riuscite a beccare tutte le singole parti del movimento, quindi potete rallentarlo, potete stirarlo senza avere scatti. Gioco di fuoco, ad esempio, no? Con quella camera possiamo ruotare il fuoco e avere il soggetto a fuoco, lo sfondo.
avendo un quadro a due terzi, noi ad esempio possiamo mettere un quadro dietro, taglio, genitore. No, lo puoi fare anche con un'inquadratura sola. Quindi iniziateci a fare caso. Anche lì bisogna comprendere che cos'è il successo, perché per alcuni il successo è solo il fatto che appare in televisione, allora qualcuno dice non c'è mai fotografia. Se quello per te è il successo, quello che si dice nella nave quando si parla della terra promessa, quando si parla dell'America, tu entri e ti tirano da sopra. Uno vuole uscire di casa, si infila un'altra volta nella scatola e ti tirano da sotto con le corde di ferro filato. Quando si scende si accende una lampadina bianca, quando si sale una rossa. Ma che padroni, non sono di nessuno. Mettiamo come i palamiti, le sardi, i calamari qua sotto nel mare, sono di qualcuno? Tipo, diverso è stato quando era dietro. Sentivo tipo unione, una cosa del genere. Poi c'è stato un momento impetuoso, tipo che sentivo proprio una cosa impetuosa, però non mi ricordo qual è stata la posizione. Comunque sono state un po' diverse. Mi sono, diciamo, un po' raffreddato tutto quanto. Quando era dietro, tranquillità, proprio pace. L'attore è colui che assume dentro se stesso, attraverso il proprio corpo, le presenze. L'attore lavora con l'invisibile. Anche? Mettete la mano così e spostate semplicemente questo posto. Quindi adesso tu cosa hai fatto? Hai osservato quello che accade al tuo corpo. Appunto, volete, diciamo, approcciarvi al mondo del cinema, così io so anche cosa e come dirvi le cose. Allora, diciamo che loro due hanno più o meno centrato. Noi possiamo piazzare un calendario, quindi dietro c'è il calendario, per esempio, no? Tipo, loro parlano, lui magari ogni tanto si gira, guarda il calendario e continua a parlare con quello lì. Oppure c'è un'altra persona dietro, magari seduta in un divano, quindi mettiamo tipo un divano, che magari sta giocando per i fatti suoi, tipo al telefono. Quindi tipo quello dice, tipo tu ci sei, alza la testa, no, domani non ci sono, ti abbassa la testa. Adesso ti danno disarmonia nell'inquadratura, cambia strada. Un film che racconta la nostra Sicilia, con tanti attori anche locali, il regista è lui, giovanissimo, Federico Maio. Sempre un'emozione rivedere queste immagini, Federico, ma quanta soddisfazione ti ha dato questo film? Questo film, Dante, diciamo, è stato un esperimento dato dalla voglia di fare questo lavoro. Infatti dico, questa sera avrei voluto presentare quello nuovo, ma siccome adesso è diventato un lavoro, questo l'abbiamo fatto velocemente, già per quello nuovo ci vuole più tempo. Quindi, quando uscirà quello nuovo? Quando uscirà non lo so, io spero di partire in questo autunno con le riprese. Possiamo dire già qualcosa sul tema del film? Il film è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e sarà, diciamo, la storia dei nostri nonni. Sostanzialmente questo non voglio dire di più perché... Cast già fatto? Oppure sì, manca qualcosa ancora? Qualcosina manca, però diciamo ci saranno gli attori di Malamuri, qualche attore nuovo, ci sarà Tony Sperandeo, Dania Bambaci e... Va bene, io ti ringrazio per la tua presenza ancora una volta, complimenti, io direi di fare un applauso, talento del nostro territorio, Federico Maio, fai la tua passerella, vai, prenditi l'applauso. Dobbiamo sostenere i talenti del nostro territorio, eccolo qui. Complimenti Federico, può andare. Il mio video di settembre. Ancora esce giugno. Maggio per uscire. Deve uscire a maggio. Ancora a maggio. Ci l'ha soltato. Ah, da quel lato pure. No, ma è tutta questa cosa.